Io tra l'altro ho conosciuto il vostro Harrisburg prima ancora di venirci attraverso la letteratura. Emmy che ci parlava prima, ma Truman Capote, tutti i vari scrittori. Emmy tra l'altro in un suo libro di là tra gli alberi eccetera l'ha ambientato tutto da voi, quindi c'è questa grande tradizione ed era un modo per comunicare a un target ben definito, ben alto. Al giorno d'oggi invece vediamo questi ristoranti che più che stare nel loro ristorante vanno in televisione, sì, fanno tutti questi programmi, si autopromuovono continuamente. Com'è possibile che Bissani possa essere in televisione? Non facciamo il nome, Cracco, Bissani, in televisione e possa... L'ho fatto io. Anche perché di ignoranza, io l'ho invitato una volta che lei veniva a parlare di cucina e di ignoranza spaventosa. E comunque, come possono questi... curare la cucina quando sono in giro per il mondo a... Allora, prima di dire che ho fatto un'intervista alla stampa, per dire che non posso. Allora, lui cosa fa? Poi si fa. No, no, lei è bravo. Lui è grande. Lui è detto di me, no, c'è una vista di un altro modo, mi serve loro. E poi il figlio si mette a mangiare la fiatura veneziana. Fiatura veneziana, non lo so di sì. Cucinare si può a parte, perché sono pesante, eccetera, sono le tre cose che fanno si viene di trasferità. Il figlio sta mangiando e dice, papà, questo è il buono del tuo. E se quello vuole, come ce l'hai a guardare le cose? Ma ce l'hai, cioè, non esiste che tu guardare il video, ma insegnare che cosa, guardare se il materiale si diventa un ferro. Questa è la verità. C'è un certo Gordon Ramsay, che è un poco, ha distrutto i ristoranti inglesi. L'Inghilterra aveva una grandissima tradizione di servizio e anche di cucina, di genere, non cucina, e adesso è una cosa che non esiste.